di andare, durante le parole e la musica, attraverso le sensazioni che via via scorreranno così, veloci come l'acqua. Acqua, elemento primordiale di vita, ma anche di fine, nella sua infinita purezza. Acqua benedetta, dolce, ma anche tagliente, così come l'inchiostro, prepotente e gentile allo stesso modo. La notte del 9 ottobre. Un'enorme frana, vinta le ultime forze che ancora la legavano alla roccia sottostante, cedendo di schianto, si è staccata dal fianco settentrionale del monte Toc. È scivolata compatta nella valle del Vajont, portando con sé acqua e terra. Acqua e terra insieme raggiunsero case, persone, respiri e battiti. Quegli stessi battiti che scandirono il tempo di fughe, di immobilità, di paura, di speranza e di attese infinite, mai terminate. Quante notizie sono state date, trasmesse, indotte, rimbalzate o mai sentite? Quando ci si ritrova soli, a chiedere una spiegazione solo a se stessi o a Dio? Quando si è troppo arrabbiati, anche solo per credere che Dio esiste, l'unica consolazione a cui tiene la fede è il domani. Dateci pane ai giochi, vedrete saremo più buoni! 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 Ad un amico, ehi Enzo, quanto tempo! Alla strada che percorri, all'amore, al perdono, che mi confonde, mi disarma, ecco. Il perdono è pieno di domande, di cose che non si possono spiegare, di cose lasciate alla memoria, di cose che speri davvero di aver solo sognato. È lo stesso silenzio che ti risponde, che ti lascia nelle orecchie solo quel sillo, quel... che si poneva come una diga tra te e quello strano silenzio, quel sibilo, piano piano, che traboccava dal mio bicchiere, acqua che cantava, parole come una poesia, acqua che non può far male, acqua che soffre di nostalgia, acqua benedetta. Idrogeno e ossigeno, che vuoi che sia? Due gas, neanche nobili. Probabilmente nulla. Ma che a volte i sogni vorrebbero dirci qualcosa di più grande, di inaspettato. Ma di ingenuità ne ignora il messaggio, a volte si mista.
e in particolare un paesaggio, il profilo di una persona nota, oppure un aeroplano. Il francobollo è il particolare a cui pongo maggiore attenzione prima di vedere la tua scrittura sotto l'onda sinuosa del timbro postale che mi certifica il lungo viaggio dalla piccola Longarone alla grande Milano. E questo è quanto basta per liberarmi della camicia di forza e darmi una busta. Milano! Milano, Milano, una città piena di colori, di tentazioni, ma stai serena, nessuna valanga di tentazioni seppellirà mai il nostro. Sono l'archivio vivente di quest'epoca. Io vedo gli scenari come un passeggero ai finestrini del treno. E vi assicuro che sazio sempre la mia fame di testimone del tempo. Chissà se mi immagino, se mi sento, lo dico da allora, non riesco a dormire. Sento le tue ossia, qualcosa da la tua bocca occupata, sotto di vittima fuori dalla porta, ti lascio una volta, e ogni volta mi dico, questa è l'ultima. Per gli errori che ho commesso in vita. Sai, qua non si sta male. Gente di ogni tipo. Manovali, avvocati, ingegneri, impiegati. E poi ci sono quelli che io... per quelli che io chiamo gli sporchi. Sì. E li morti di fame. Perché vedi, amore, qua si arriva esattamente come si arriva. Non esiste nessuna differenza tra quello che ero e quello che sarò. E qui non si migliora. Mariana. Ciao. Sappi che un giorno qualcuno ti verrà a cercare per domandarti di me.
colpisce dal devastante frastuono delle parole ritmate in cronaca. Una seria edizione straordinaria del TG della sera non è soltanto una tragedia, ma l'ennesimo errore dell'uomo verso la natura, così direbbe la sterile voce del giornalista di turno. Riflettere. Questo è il consiglio prima di cominciare la lunga processione delle famiglie che hanno perso tutto, tutti, la speranza. Ma non è mai abbastanza per chiedere pace. Ciò che rimane a testimoniarne il ricordo è un muro di cemento là, appoggiato al monte. E ogni giorno vivremo consapevoli che l'uomo continua a sbagliare. Sempre gli stessi errori di presunzione. In psicologia si direbbe coazione a ripetere. Così come è stato per alluvioni, frane, terremoti. Deciso sul futuro. Cosa pensi di fare? Di prenderti tutto senza chiedere! E no, è troppo facile. Lo so io cosa vorrei fare. Dovrei salire su in cielo per distruggerti. Chiuderà il 14. Mi tornava in mente mia nonna, una sopravvissuta, tornavo sentendo la musica. Credo che personalmente mi sono molto commosso. Devo farvi davvero i complimenti. Credo che il silenzio e il rumore che hanno caratterizzato
il rumore il prima e durante, diciamo, e il silenzio i giorni dopo abbiano trovato nella vostra musica davvero una, come dire, un connubio perfetto, ecco. Il rumore è diventato musica e il silenzio sono diventate parole, ecco, importanti. Quindi credo di non aggiungere altro, me ne vado carico davvero con una voglia di tornare, di, diciamo, con la speranza di potervi vedere a Longarone. Ecco. Grazie.